Giustizia, legalità e avvocatura sono queste le tematiche del 21° congresso dell'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, ospitato nel Teatro San Giorgio di Catania. Il presidente, l'avvocato Giuseppe Sillecci, ci spiega gli obiettivi di questo evento intitolato Generazione Legalità. Questo convegno si prefigge di richiamare l'attenzione di tutti sul tema della legalità innanzitutto, credendo che sia essenziale la legalità e la cultura della legalità per la civile convivenza e per il progresso economico, sociale, politico e civile di un paese. Noi stiamo vivendo una stagione difficile, non è da oggi, è un ventennio almeno che la questione morale è una questione con la quale conviviamo cercando di risolverla, ma invano. E allora questo congresso vuole richiamare l'attenzione di tutti su questo tema in particolare, ancora di più oggi avvertito perché nella competizione internazionale, dicevo prima, il valore della credibilità è fondamentale e la credibilità ha bisogno di una malta particolare che è la legalità. E allora credo che dobbiamo tutti adoperarci se vogliamo essere un paese competitivo in un mondo globalizzato, dobbiamo adoperarci per recuperarli questi valori e per crederci soprattutto. E credo, e in questo sta il secondo sostantivo del nostro congresso, che questo compito intanto se lo debbano intestare, questa scommessa, questo obiettivo, lo debbano perseguire le giovani generazioni. Ecco perché abbiamo voluto intitolarlo Generazione Legalità. E siamo noi che abbiamo tutto l'interesse a creare i presupposti e a gettare le basi, creare le condizioni per un futuro diverso, per noi e per i nostri figli. E questo oltretutto vale non soltanto per il paese nel quale immaginiamo di vivere nei prossimi 50 anni, ma anche per la nostra professione. Parlando di attualità, è un momento particolare per la giustizia italiana. L'AIGA come si vuole muovere? È un momento molto particolare per la giustizia italiana perché direi che non fa più notizia l'inefficienza dei tribunali, così come non fa più notizia l'inefficienza della sanità. Sono servizi essenziali perché si possa parlare dello Stato, come l'istruzione, e che però purtroppo non danno prova non danno buona prova. I processi durano troppo, ed è vero, è verissimo. Probabilmente però è anche vero che bisogna recuperare delle risorse, a cominciare dai magistrati che mancano, che non ci sono, cioè dovrebbero esserci perché la pianta organica li prevede, però in realtà non ci sono, e in assenza dei quali qualunque riforma della giustizia rischia di rimanere rischia di restare una chimera, cioè rischia di non raggiungere l'obiettivo che è quello di consentire a ciascun cittadino di avere la ragionevole speranza nel momento in cui comincia a litigare con il vicino di casa piuttosto che con un altro individuo di avere una sentenza in tempi assolutamente ragionevoli. E anche questa è civiltà.